sindaco di Termoli Angelo Sbrocca adotti il pacchetto sicurezza. La richiesta è del consigliere comunale di opposizione dei Popolari per Termoli, Annibale Ciarniello. Lo ha fatto tramite un'interrogazione scritta firmata anche dal collega Remo di Giandomenico. La situazione in diverse zone della città in alcune ore diventa incresciosa e rischia di mettere in difficoltà tutte quelle mamme e persone anziane che si recano nei parchetti della costa. Il riferimento è per la zona di Viale Trieste che costeggia l'ex istituto nautico e la scuola Schweizer, il parco di Viale d'Italia e le aree verdi del quartiere Sant'Alfonso. In queste ultime due zone il bivacco è davvero incredibile. Dall'ora di pranzo fino alle 14 gli extracomunitari sostano in massa nell'area verde nei pressi del SIDIS, per poi spostarsi in via Polonia al campetto da basket, dove nel pomeriggio sono presenti molti bambini che giocano. Queste persone, secondo Ciarniello, disturberebbero la quiete pubblica, provocando molti disagi. Alcuni mangiano e si lavano, abbandonando anche i rifiuti dove capita. Con queste prerogative viene chiesto al primo cittadino di adottare il cosiddetto pacchetto sicurezza proposto dal governo, proprio per scongiurare che simili atteggiamenti possano produrre qualcosa di grave. È mercoledì prossimo il giorno cruciale per lo zuccherificio del Molise. Forse in quella data sapremo se saranno accesi i forni con l'avviamento della campagna estiva della lavorazione della barbabietola da zucchero. Mercoledì prossimo a Roma è prevista la conferenza Stato-Regioni, alla quale il Molise si è appellato per risolvere l'annosa vicenda dell'opificio, che cerca adesso la copertura finanziaria per poter avviare la campagna bieticola. Con il Molise al tavolo del confronto ci saranno anche Puglia, Abruzzo e Basilicata, i cui agricoltori, dopo la chiusura degli zuccherifici di riferimento, sono soliti conferire le barbabietole allo zuccherificio di Termoli. Lo stato di agitazione dunque non si placa. Ieri intanto si è registrata all'opificio molisano la visita dell'assessore regionale all'agricoltura Vittorino Facciolla, che ha voluto tranquillizzare le parti in causa. A suo dire la campagna bieticola si farà, ci sono da chiarire diverse circostanze, ma la disponibilità del governo lascia ben sperare. Un 23enne di San Giacomo degli Schiavoni è finito all'ospedale San Timoteo dopo una rissa in via Corsica con un coetaneo avvenuta alle prime luci dell'alba del mattino a Termoli. Per motivi al vaglio della polizia intervenuta sul posto, i due sono venuti alle mani dandosele di santa ragione. Immediato l'intervento dei sanitari del 118 e della Misericordia, il 23enne è stato medicato e poi trasferito in ospedale, dove gli accertamenti del caso hanno escluso gravi complicazioni. Sull'accaduto indagano adesso gli agenti del commissariato di Via Cina.